Serie A1 maschile di fronte Lazio e Pisa. Partiti in questo momento. Il passaggio è di Bruno, stellato per Brocco Claudio, che avanza sulla destra. Si trova ancora l'ottimo il tiro che va fuori, prima conclusione di Silvetti. Bene la palla, attenzione perché entra in area, c'è questo passaggio per Silvetti che supera e non riesce Gideon. Poi supera da campo, questo è l'ottimo passaggio di Bruno, arriva grande, grande Gonzales, c'è il tiro, deviazione a due passi. Attenzione, attenzione perché c'è il corto, è il primo corto della gara, della partita. Vediamo, c'è il passaggio e salvataggio sulla linea, calcio di rigore. Calcio di rigore, non l'ha presa col bastone, l'ha colpito sulla gamba, palla diretta verso la rete, quindi occasionissima per la Lazio per passare in vantaggio. Attenzione perché primo minuto del secondo quarto, c'è il tiro e gol! Un tiro lentissimo, ha ingannato il portiere avversario. Palla in mezzo, ancora questa è una buona occasione, si fa male. Palla spostata da Giulio che la butta in mezzo, non c'è nessuno e riesce a risolvere la situazione. Tiro corto, un'opportunità per il Pisa quindi di pareggiare il tiro, termina sul fondo. Attenzione, c'è questo passaggio, piede, no? Ancora Festerna, attenzione perché c'è Claudio, il tiro di Claudio Brocco parato ora dal portiere del Pisa, ancora Silvetti, il tiro, ancora una deviazione. Esecuzione di questo tiro corto, ancora Bruno Stellato che questa volta perde la palla per Claudio, peccato. E Borimelli, bravissimo Alessandro, è ottimo in questa sua iniziativa, supera un avversario, due, e ancora palla lì, c'è il tiro e la palla che termina fuori. Grazie, davanti, ottima questa iniziativa. Ancora avanti, c'è il tiro e c'è. Manca, peccato Edoardo, la conclusione per la formazione biancoceleste che va avanti. Ottimo, entra in area, c'è il tiro e la rete! E la rete! Ancora sulla destra, entra in area, ancora molto veloce, la rimette in mezzo per il tiro, ancora! Gideon 3-0, Lazio che dilaga. E sta dilagando, 3 gol, attenzione perché c'è ancora il tiro, il quarto! Quarto gol Silvetti, questa volta si mette in proprio, una Lazio scatenata, 3 gol in 2 minuti. Ritmi altissimi, ora è il numero 10, il nostro Thomas. Entra in area, c'è il tiro e la parata del portiere Conti che tira e gol! Cerca Matteo di bloccare questa palla, invece il tiro di Giorgio Conti. Marcello entra in area proprio sul limite, la serve al centro e la palla che per un niente non entra, è stato Landi a deviarla verso la rete, da qui non si è visto chiaramente se ha preso il palo oppure. Silvetti entra nell'area di 23, serve, ottimo sulla destra e questa è un'ottima azione, peccato perché l'ultimo tiro di Guiducci non trova lo specchio della porta, ma l'azione è stata ben costruita. 25, Amato, Lorenzo, si fanno soffiare la palla da... ottima questa l'iniziativa di Silvetti e finisce qui con la Lazio che batte per 4-1 la formazione toscana. Ottimo esordio quindi della Lazio. Beh, è stata un'ottima partita, comunque è stata all'inizio un po' difficile perché è prima partita di campionato, quindi dobbiamo rientrare col ritmo partita. Infatti il primo quarto si è concluso sullo 0-0, poi nel momento in cui abbiamo sbloccato la partita siamo riusciti comunque a farci sentire in campo e quindi a prevalere sull'avversario.
9 innesti è andati molto bene, infatti sono state utilissime le due amichevoli fatti comunque prima dell'inizio del campionato, che abbiamo potuto vedere come giocare, quindi aiutarci, sapere le caratteristiche di ogni giocatore, quindi tutti i ragazzi, dagli argentini nuovi o dai più giovani, sono andati tutti bene, tutti molto bene. Sì, campionato difficile, quindi l'obiettivo è non fare passi falsi, perché comunque sono 10 partite, tutti i sabati, una dopo l'altro, quindi nel momento in cui già inizi a perdere una partita, due partite, inizia a stare a rischio comunque perché non, promozione, quindi bisogna rimanere sempre concentrati sul pezzo. Grazie. Grazie a te, Max.